siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Ai microfoni di Radio Bruno è arrivata a trovarci anche Bleona, che direttamente dagli States è approdata al Festival di Sanremo. Intanto, subito, come hai trovato la città? Oh dai, ciao a tutti. Io conosco Italia molto bene perché siccome sono di origine albanese, noi tutti amiamo l'Italy. Io ho imparato l'italiano dalla televisione, dalle canzoni di Laura Pausini, e mi sono cresciuta con Sanremo, quindi non era difficile per me a trovare Sanremo. Quindi oltre alla Pausini avevi altre canzoni che ti piacevano del festival? Di festival di ieri di sera vecchi, o vecchi, di vecchi festival. Festival? Sì, assolutamente. La solitudine, come saprei, di Giorgia, Laura non c'è, di tanti anni fa, di Neck, sono delle mie canzoni preferite. E poi tu adesso sei una cantante, quindi da piccolina ascoltavi le canzoni del festival, oggi sei a Sanremo, sì, con una carriera artistica. Quindi è un sogno che è diventata vero, sì, perché io mi sono iniziata a cantare quando ero 5 anni. E mi sono cresciuta con le canzoni italiane e devo dire che anche adesso con la musica che faccio in America c'è un'influenza della musica italiana che per me è bellissima. Tu come hai cominciato? Io ho cominciato nel festival di bambini, cantavo lì, e poi quando mi sono cresciuta verso 12-13 anni la mia famiglia non mi voleva di essere una cantante, mi hanno detto tu non puoi essere tra la la tutto il tempo, quindi mi hanno messo nella scuola per finanza, e poi io mi sono andata dalla scuola e mi sono andata nel teatro del città e ho fatto le prove e poi gli ho dato 2 biglietti alla mia famiglia che per venire a vedermi nel mio primo concerto. Quindi al 14 mi sono andata nel Festival Nazionale dell'Albania, che è equivalente di Sanremo, e poi ho iniziato a cantare lì, poi ho fatto il primo album in albanese, che non esistava l'idea di fare un album come artista lì, poi ho fatto il tour, sono stata la prima artista albanese in iTunes, e poi come tutti noi artisti la paura che abbiamo è di non ripetere noi stessi, quindi normalmente per me era necessario andare become a global star. E sei stata anche giudice di X Factor in Albania? Sì, dopo che io ho iniziato il mio album in America e ho fatto un show che si chiama Heroes of Hollywood, normalmente tutti i produttori albanesi mi chiamano, mi dicono ma no, tu sei da qua, devi venire, quindi normalmente io ho pensato che è un dovere, è un onore normalmente di andare lì, onore le mie base di fans che mi hanno... io sono Bleona perché è da loro, quindi è normale che io devo andare back in un momento e dare tutta l'esperienza che ho, come si dice, it's so hard for me to speak in Italian, tutta l'esperienza che ho vinto in America, tutto quello che hai imparato in America l'hai portato, sì, per l'Albania. Tu di solito quando scrivi la musica o canti la musica ti ispiri a qualcosa di particolare? Io sono un'artista molto ribella, quindi io non seguo le regole, è normale che tutte le mie canzoni sono un po' rebel spirit. E questo nuovo singolo? Il nuovo singolo è una cosa che noi dovevamo trovare una canzone che mi rappresentava me come artista in America, perché io non sono americana, quindi non posso cantare rap perché non vengo da una mentalità. E poi non sei di colore, non hai i capelli rasta. No, ma io l'ho visto qualcuno ieri al Sanremo che cantava rap. Sì. Italiano, nel rap in Italia. Sì, quindi noi volevamo trovare una musica che mi rappresentava come artista. Quindi normalmente ho pensato che Take You Over era la canzone perfetta, perché c'ha un beat americano ma c'ha un melody europea. E normalmente anche il video era molto high fashion, che è una cosa che succede solo in Europa. Bene, allora Bleona, noi ti ringraziamo. Grazie mille. Radio.